contentissimo. Sono contento stamani di presentarvi il candidato Massimo Taiti, che ha accettato con piacere di battersi per questa battaglia che come radicale portiamo avanti e in prima persona, ma come me da alcuni anni, per riportare la legalità dentro le carceri, ma per riportare la legalità dentro il paese. Quando è stato chiesto un nome, non ci poteva essere un nome di più. L'avvocato Massimo Taiti, perché per esperienza personale, per storia personale, non ci poteva essere persona migliore in città, e quindi sono contento che sia lui il nostro candidato e per lui ci spenderemo cercando di avere un risultato che vada oltre anche quello che in questo momento ci danno i soldati. Quindi, come in maniera privata chiamiamo compagno Massimo Taiti, hai tutto il pezzo di lotta continua che ti ha sostenuto negli anni, i tuoi supporter, Gino Sennesi, l'architetto Archistar Mattei, io che sono l'ultimo segretario eletto, ti passo la borsa, ti c'è soldi, fai che ti fai. Marco. Bene, grazie. Ringraziamo anche Vittorio Giugni che ha aiutato per questa ricomposizione delle associazioni radicali presenti nella provincia di Prato. Questa è la presentazione anche della lista Amnistia, Giustizia e Libertà che in Toscana è presente alla Camera con capolista Marco Pannella, secondo il deputato uscente Matteo Mecacci, terza la deputata uscente Maria Antonietta Farina Coscioni e al Senato ha candidati Donatella Poretti, anche la senatrice radicale uscente, Marco Perduca, che sarei io, anch'io senatore uscente, e Massimo Lenzi, consigliere provinciale a Firenze. No, lì è consigliere comunale. Ecco, ma anche consigliere. È consigliere comunale, già PDL, adesso nel gruppo misto. Il motivo per cui i radicali hanno lanciato questa lista che si chiama Amnistia, Giustizia e Libertà è perché ormai da 3 anni, con sempre maggiore insistenza, Marco Pannella pone al centro della sua iniziativa e di quella dei radicali il rispetto della legalità costituzionale. Chiaramente, diciamo, la parte più evidente di questa lotta è quella che parte, se vogliamo, dal fondo della catena dei problemi, cioè dal pianeta carcere, che come sappiamo la Corte Europea dei Diritti Umani quasi quotidianamente ritiene essere non solo il peggiore tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma anche quello che pone in crisi il concetto di Stato di diritto nel mondo che è il più ricco e il più libero e in teoria il più democratico. I problemi che noi abbiamo da sempre messo in evidenza sono quelli relativi al diritto. Se in uno Stato non esiste la certezza del diritto, qualsiasi legge che viene adottata fa diciamo, la fine di qualsiasi altra politica che negli ultimi anni è stata proposta e alle volte anche messa in pratica. Cioè il risultato è, nella migliore delle ipotesi, lo zero, nella peggiore andare ad aggravare una situazione che ha un pregresso enorme. Se ci volessimo limitare ciò che attiene alla giustizia, all'amministrazione della giustizia, che non è un caso parlare che appunto qui a Prato ci sia un avvocato tra i rappresentanti del territorio che ha accettato di essere in lista con noi, la giustizia penale, secondo la Corte Europea dei Diritti Umani, in Italia è da denunciare per l'irragionevole durata dei processi, che vuol dire milioni di procedimenti penali aperti. Attualmente si ritiene che questi siano 3 milioni e mezzo in virtù del combinato disposto di 35.000 reati e dell'obbligatorietà dell'azione penale, che fa più o meno il 10% delle famiglie italiane con un problema di giustizia, alle quali naturalmente si aggiungono anche problemi di giustizia civile. Dall'altra, il motivo per cui la Corte Europea dei Diritti Umani ritiene l'Italia fuori legge è le condizioni carcerarie. Gli istituti penitenziari italiani sarebbero ideali per ospitare 42.000 persone, ma
malgrado tutte le leggi che vengono adottate per cercare di affrontare il problema più a chiacchiere che non nei fatti, ancora oggi ce ne sono oltre 66.000, quindi una sovrappopolazione di 24-25.000 persone. Noi riteniamo che, partendo da questi esclusi, che comunque, secondo la nostra Costituzione, hanno dei diritti, esclusi che al loro interno però includono degli innocenti, delle vittime. Il Partito Radicale è noto anche nel mondo per la lotta contro la pena di morte, con lo slogan «Nessuno tocchi Caino». Ebbene, si ritiene che chi è dietro le sbarre sia comunque sempre un Caino. Se noi andiamo a vedere poi i numeri, scopriamo che il 40% di questi 66.000 detenuti non ha una sentenza definitiva e quindi potrebbe scontare la pena, o detta meglio, attendere la sentenza definitiva altrove, e il 40% di 66.000 è una cifra di tutto riguardo, stiamo parlando di 25.000 persone. Le statistiche poi ci dicono che di queste 25.000 persone, una metà, cioè 12.000, vengono trovati innocenti. Dopo anni, in virtù della predetta irragionevole durata dei processi, di essere stati o bloccati, magari ai domiciliari, anche se sono molto poco quelli che vanno ai domiciliari, o dietro le sbarre per 2, 3 o 4 anni. Quindi tutto ciò ha a che fare con i Caini, ma anche con gli Abeli, che comunque sia sono vittime della mancata amministrazione della giustizia in Italia. Perché quindi insistere sull'amnistia? Un'amnistia tutti ritengono essere, diciamo, collegata al pianeta carcere. Noi vogliamo, sicuramente con un'amnistia, mettiamo che includesse pene fino a un massimo di 7 anni, chiaramente poi andando a selezionare i tipi di reati che dovrebbero essere amnistiati, ha una maggiore ricaduta positiva per quanto riguarda e le scrivanie dei magistrati, ma soprattutto gli scaffali dei magistrati, cioè tutto il pregresso che oggi blocca l'amministrazione della giustizia. Un blocco che gli studi della Banca d'Italia dicono bloccare altrettanto quasi l'1% del prodotto interno lordo. Quindi un peso, una zavorra anche dal punto di vista economico che questa mala amministrazione della giustizia continua ad avere anche in altri campi che non siano la giustizia penale, quindi, come dicevamo prima, anche tutto ciò che attiene alla giustizia civile. Senza liberarsi di questo fardello, tutte le altre riforme assolutamente necessarie in Italia, e adesso affronteremo anche quali secondo noi sono quelle prioritarie, non possono avere diritto di cittadinanza. Noi siamo reduci da 5 anni in cui a fasi alterne si cercava di cambiare la legge elettorale, il federalismo fiscale, le province. Che cosa è successo alla fine? Assolutamente nulla, perché dall'incertezza del diritto, diciamo, della legalità costituzionale, i comportamenti in Parlamento, gli obblighi che comunque le nostre istituzioni hanno nei confronti dell'ordinamento europeo venivano calpestati sistematicamente. Una volta quindi liberato il tavolo da questo pregresso, noi rimaniamo quelli che da sempre ritengono che sia necessario, per riguadagnare un minimo di democrazia in Italia, avvicinare l'elettore all'eletto. Che non vuol dire, come spesso si legge in tanti programmi elettorali, inserire le preferenze nella legge elettorale, ma vuol dire creare dei piccoli collegi fortemente collegati al territorio, diciamo massimo 100.000-115.000 persone, mantenere il numero attuale dei parlamentari, poi si potrà discutere se e quanto ridurre loro lo stipendio, sicuramente abolire il finanziamento pubblico dei partiti, perché la vera greppia non conosciuta dalla quale traggono linfa i partiti politici che non hanno uno status giuridico a 60 anni dall'adozione della nostra Costituzione, e secondo noi creare le condizioni per cui i cittadini eleggono direttamente il capo del governo, di modo da tornare alla separazione classica dei poteri che vede l'esecutivo, il legislativo e poi il giudiziario. Nella fase conclusiva del governo Berlusconi
si era iniziato a parlare, magari con termini un po' troppo trionfalistici, della famosa riforma epocale della giustizia. Ecco, niente all'interno di quella bozza di riforma poteva essere considerato epocale. Noi, come abbiamo fatto con i nostri referendum negli ultimi 25 anni, riteniamo che all'interno dell'amministrazione della giustizia, proprio come altrove, occorra separare nettamente le carriere oltre che le competenze tra chi fa un'indagine e chi deve giudicare. Abolire l'obbligatorietà dell'azione penale, perché in virtù dei 35.000 reati, in virtù del pregresso, si crea soltanto una discrezionalità dell'azione penale, per cui il pubblico ministero seleziona qual è il caso da portare avanti e, come vediamo in questa campagna elettorale, diventa questa sua campagna talmente tanto importante e di visibilità che poi diventa lui stesso il politico. Ingroia credo che sia il caso di specie, di scuola quasi. Quindi non soltanto separare le carriere, non soltanto abolire l'obbligatorietà dell'azione penale, il reintrodurre decisamente la responsabilità civile dei magistrati, ma impedire a questi magistrati di passare dal muro dove c'è scritto dietro la legge è uguale per tutti a un seggio dove invece la legge la si fa. E quindi bloccare la carriera di magistrato per 3, io direi 5 anni prima di dare loro la possibilità di essere parte attiva nel processo legislativo. Terminata l'esperienza in Parlamento, personalmente io direi non possono più tornare a fare il magistrato. Avendo una laurea in giurisprudenza si ritiene che possano fare il avvocato o il consulente legale. Se eventualmente si ritenesse opportuno anche concedere loro la possibilità di tornare a praticare la propria professione, dovrebbero passare almeno altri 3 o 5 anni prima di rientrare a far rispettare le leggi adottate magari con il proprio concorso o con il proprio nome. In tutte le liste di tutti i partiti, dall'estrema sinistra, ora non ho controllato quelle dell'estrema destra, ma insomma dei partiti più grossi, ci sono magistrati, tanti quanti ci sono generali. Cioè, e in Italia non esiste la certezza del diritto che chiarisce le separazioni dei poteri, ma allo stesso tempo si mette in mora un solo conflitto di interessi, che sarebbe quello del povero Berlusconi, che sicuramente ne ha sufficienza. Ma se noi andassimo a vedere ai componenti del governo Monti e le capoliscure di tutte le altre liste oggi presenti, ci sono, magari mi verrebbe da dire, dei rappresentanti delle arti, dei mestieri, delle professioni, visto che siamo in una zona dove ancora questi termini possono avere un significato anche culturale oltre che economico. Ma ci sono rappresentanti di poteri dello Stato che devono essere controllati e non devono partecipare a fare delle leggi che sempre più spesso fanno gli interessi di chi fa le leggi piuttosto che gli interessi comuni. Quindi la nostra campagna, diciamo, la riassumiamo con le nostre tre parole che abbiamo messo nella lista: amnistia come prima riforma necessaria per sbloccare una situazione ormai ai limiti della tollerabilità, e lo dicono le istituzioni internazionali, riporre la giustizia come un qualcosa che è veramente uguale per tutti, a partire dal più escluso dai processi, diciamo, le dinamiche civili, non soltanto quindi i detenuti, ma anche gli immigrati. In Italia 4 anni fa è stata creata la figura del clandestino, dell'immigrato irregolare che doveva essere incarcerato per il semplice fatto di non avere dei documenti validi. Noi negli ultimi 5 anni abbiamo visitato, oltre che quasi tutte le carceri, anche quasi tutti i centri per identificazione ed espulsione, e riteniamo che lì dentro appunto la giustizia sia applicata secondo gli standard internazionali possa portare alla libertà, non alla libertà di girare esclusivamente, di entrare nel nostro paese, di girare o di commettere anche dei reati, ma di poter essere regolarizzati e quindi contribuire all'economia. Sicuramente la zona di Prato è una zona in Italia che ha una forte presenza di immigrazione, e all'interno di questa comunità sicuramente c'è una percentuale sostanziosa di irregolari.
di gente clandestina che non ha voce, piuttosto che metterli tutti in galera qualora si volessero scopare, sarebbe molto più utile regolarizzarli e dare loro la possibilità di lavorare. E quindi la libertà. Chi è in fondo alla catena, diciamo, delle priorità o delle preoccupazioni dell'agenda politica, ma anche la libertà di tutti. Ieri sono stati resi noti dei dati dell'URISPES relativi a due questioni che a un certo punto erano diventate importanti per la scorsa legislatura. Il cosiddetto testamento biologico, cioè decidere cosa fare della propria vita se si dovesse essere colpiti da una malattia, ma ancora di più decidere cosa fare della propria morte se si dovesse ritenere la propria vita non più degna di essere vissuta. E l'Eurispes ci dice che sia per quanto riguarda il testamento biologico, sia per quanto riguarda l'eutanasia, e poi ci dice anche per quanto riguarda la libertà di ricerca scientifica, le convivenze indipendentemente dall'orientamento sessuale o l'identità di genere, gli italiani sono molto più avanti, molto più progressisti, liberali, riformatori delle istituzioni che sono bloccate da una parte da un conservatorismo tipico di chi non è abituato ad avere a che fare con, se la posso dire, un po' terra terra, i problemi della gente, dall'altra con gli ossequi quotidiani nei confronti delle gerarchie vaticane che vengono foraggiate coi soldi degli italiani. Quindi amnistia, giustizia e libertà è uno slogan che raccoglie 60 anni di lotte politiche che i radicali hanno portato avanti. In virtù di questa forte identità, che non è, diciamo, nuova per chi segue in maniera, diciamo, laica ciò che fanno i radicali, noi ci ritroviamo a essere soli in queste elezioni. Non abbiamo avuto nessun tipo di risposta positiva alle richieste di ospitalità, perché non poteva essere alleanza politica, solo ospitalità, che Marco Pannella ha fatto in primis a Mario Monti e in seconda battuta al PDL e al PD. L'unico che si è degnato di rispondere è stato Monti, incentrando la sua risposta, purtroppo per lui, devo dire, esclusivamente sui problemi dell'amministrazione della giustizia. Né il PDL né il PD hanno ritenuto di voler perseguire in maniera seria un dialogo. Diciamo, se si può capire il perché del PDL, io ritengo che sia molto grave ciò che il PD invece ha ritenuto di non voler fare. Il PD che ci conosce, perché a differenza dell'Italia dei Valori, noi non solo siamo stati eletti nelle liste del PD, ma siamo rimasti, pur autosospendendoci a un certo punto, nel gruppo del PD per tutta la legislatura. E se è vero che abbiamo il più alto tasso di disobbedienza nei confronti della disciplina di gruppo, chiaramente, se uno poi andasse a studiare come sono organizzati questi voti, capirebbe che è stato il PD che ha votato contro i nostri emendamenti e non noi contro quelli del PD, in particolare per tutto ciò che aveva a che fare con il trattato di amicizia Italia-Libia e per l'appunto con il testamento biologico, perché noi ritenevamo che in Italia si dovesse arrivare a legalizzare anche l'eutanasia e altri questioni relative al finanziamento pubblico dei partiti, alla legge elettorale e alle missioni internazionali, che ci hanno sempre visto unici portare avanti una battaglia storica di libertà e di libertà di scelta e di abolizione, o comunque sulle missioni antimilitarismo, e tutti gli altri che invece votavano insieme. Ma il PD, avendoci conosciuto, avendoci avuto all'interno del proprio gruppo, avendo avuto Emma Bonino vicepresidente del Senato per 5 anni, ha ritenuto di escluderci da qualsiasi tipo di discussione nella fase in cui veniva creato questo fantomatico centro-sinistra, che se voi seguite un attimo il dibattito, le dichiarazioni quotidiane, non ha assolutamente nulla di coerente al proprio interno, non ha un punto fondamentale sul quale si candida se non mandare a casa chi è già stato mandato a casa più o meno da Fini, cioè Berlusconi, ma che non avrà, proprio perché non ha fatto un ragionamento, diciamo, di raggruppamento di forze realmente progressiste, realmente riformatrici e non riformiste o progressiste da macchina da guerra di occhettiana memoria, pare non avere la maggioranza al Senato e quindi dovrà, dopo le elezioni,
fare delle alleanze con qualcuno e vedremo chi sarà questo qualcuno in virtù dei risultati elettorali. C'è chi dice Monti, io non escluderei anche buona parte del PDL, visto e considerato che se uno ha seguito le fasi del governo Monti scoprirà che le leggi di spesa, contrariamente alle dichiarazioni pubbliche, sono state portate avanti con il consenso pressoché unanime di tutti i presenti nella commissione bilancio Italia dei Valori compresa, che invece faceva finta di fare la opposizione. Quindi, andando da soli, noi abbiamo un grosso problema per quanto riguarda la soglia da superare. Alla Camera è, o forse è meglio dire sarebbe, il 4%. Dico sarebbe perché non siamo riusciti a presentare le liste in buona parte dell'Italia del Nord, dove non soltanto c'è la maggior parte degli elettori italiani, ma storicamente c'è la maggior parte degli elettori radicali. Al Senato è diverso il meccanismo elettorale, è più alta la soglia, l'8%, ma è, diciamo, tra virgolette, limitata alla regione, e noi riteniamo che anche sulla scorta dei risultati che abbiamo fatto alle europee del 2009, dove andammo da soli, dove chiaramente però eravamo presenti in tutto il territorio, alcune zone dell'Italia centrale e credo anche con qualche sorpresa nel sud, percentuali in controtendenza rispetto ai dati che ci danno i sondaggi sono possibili. Ultima questione, ne parlavamo prima stamani, prima di riunirci in conferenza, a stampa, esiste ormai, diciamo, questa creazione della stampa che è l'antipolitica. L'antipolitica che noi vogliamo sempre imputare a Beppe Grillo è una mera protesta contro tutto e tutti, senza mai capire che cosa succederà quando questo tutto e tutti dovranno essere mandati a casa. Ecco, la nostra non è un'antipolitica, anzi è la pro-politica vera, fatta di proposte. Chi vota la lista Amnistia, Giustizia e Libertà dà sicuramente un voto contro quella che Pannella chiama la partitocrazia, cioè le tre gambe, PD, PDL, di questo nuovo centrismo, dei poteri forti, di coloro i quali non hanno fatto nulla. Ma dà un voto a favore di un cambiamento che dal punto di vista delle percentuali elettorali magari non sarà sufficiente a mandare dei radicali in Parlamento, ma che dal punto di vista del consolidamento delle lotte che continueranno a essere necessarie dalla convocazione della 17ª legislatura, noi, se non saremo dentro le istituzioni, continueremo a portare avanti nelle piazze, come abbiamo sempre fatto, con dei referendum per la prossima estate, e non escludendo che la prossima legislatura sia molto in bilico, magari alla prossima campagna elettorale tra qualche mese. Dopo questo cappello, più che cappello è un mantellone, apriamo la parola. Marco penso sia esaustivo, veramente ha spiegato, anche se sommariamente, ma tutto quelli che sono i progetti, quelli che sono gli impegni, tutto quello che è stato passato appunto il Movimento Radicale. Quando gli amici Fiore e Vittorio mi hanno proposto questa candidatura, io dico una di una bandiera, forse anche una bandiera, però con grande entusiasmo, perché sono sempre stato vicino, mi sento avuto ad essere del Partito Radicale, transnazionale, anche quando ero capogruppo all'epoca di Forza Italia alla fine degli anni 90, quindi diciamo sono battaglie che conosco bene, una realtà del carcere che conosco ancora meglio per la professione che faccio. Vi faccio solo un esempio per dire come sia la realtà carceraria anche abbastanza ottuso. Noi abbiamo fatto un incontro in carcere con l'onorevole Mazzoli e l'onorevole Nulli, con gli amici radicali, dico 3 mesi fa, forse sì, e ci giunse proprio dal carcere l'idea di organizzare, come circoscrizione di cui io sono presidente qui, di organizzare degli incontri in carcere con i cittadini. Quindi cosa facevo? Finita la riunione, io presi carta e penna e scrissi proprio al direttore. Passa un mese, nessuno mi risponde. A bilancio io metto questa iniziativa, quindi i soldi erano già da parte del 2012, passano 2 mesi, nessuno risponde, passano 3 mesi e scrivono le tracce. Praticamente nessuno ha risposto ancora. Cioè, quindi ci danno loro un'idea, poi quando vedono che quest'idea effettivamente comincia a prendere gambe,
fanno ringamano, fanno marcia indietro adesso, perché alla fine è un'iniziativa importante portare un giovedì alla settimana 15 persone all'interno della struttura carceraria, perché la città carcere fa parte di questa città, una parte della nostra periferia, una parte appunto della nostra periferia, verso Montemullo, ovviamente è occupata per grande parte da questa struttura enorme, da questa struttura sovraffollata. Ci rendemmo conto dei disagi dei detenuti quando facevamo la riunione, se ne resero conto anche i parlamentari, ci fecero vedere forse, non so se la zona meno peggio o ci fecero vedere tutto, però anche se quella è veramente la zona meno peggiore, ci rendemmo conto di celle anguste in cui effettivamente per stare, c'è sempre qualcuno per stare in piedi, di detenuti che passa la giornata a giocare a carte perché non ci sono prospettive di lavoro, e servizi igienici sicuramente carenti, una situazione da affrontare anche con l'amministrazione di questa città, perché effettivamente i contributi dell'amministrazione comunale negli anni scorsi, correggimi se ricordo se sbaglio, ma mi sembra fosse intorno a 120.000 euro, nel corso degli ultimi anni non sono stati finanziati, quindi non c'è più possibilità di attività ricreative, non c'è più possibilità di lavorare, non c'è più possibilità di fare tanto dopo scuola. E questo ce la dice tutta sul disagio appunto che sta attraversando proprio la struttura carceraria. Per il resto il mio impegno è l'impegno di amministratore nel corso di questi anni, penso che si sia visto anche qualcosa di concreto su quello che è stato fatto per il centro storico di questa città, e lo stesso entusiasmo che metto tutti i giorni come amministratore della costruzione del dato centro lo metterò in questa candidatura, anche se mi rendo conto che è una candidatura appunto proprio di servizio, però lo metto grande entusiasmo perché mi riconosco in tutti o quasi tutti, ma dico sicuramente tutti quelli che sono i principi del movimento radicale che Marco vi ha enunciato poco prima. Quindi grazie veramente al movimento radicale, e dico una piccola vittoria già l'aver riunito le due associazioni radicali con la mia candidatura, e questo penso sia non un punto d'arrivo ma un punto di partenza, perché non siamo tantissimi a Prato, però cioè, già il fatto che ci sia una riunificazione, ci sia un'unità di intenti con due amici che sono fra i miei amici più cari, perché Fiore e Vittorio insieme a Marco e a Gino sono ragazzi che conosco dagli anni 60-70, negli anni 70, e quindi insomma la dice tutta di come effettivamente si possa riuscire a stare assieme tutti e fare veramente squadra. Quindi grazie veramente, sono io che ringrazio il Movimento Radicale per avermi dato questo punto. Meno male che tanti c'è, si potrebbe dire, visto che c'è questo potere di riunione, no? Grazie, sottolineare chiaramente l'esistenza di candidature di servizio per noi è molto importante, perché invece altrove c'è stata gente che si è sfilata dalle candidature quando c'era la prospettiva di rispondere positivamente a un'offerta di storace, di taxi, come l'ha voluta chiamare lui, per quanto riguardava la regione Lazio, cosa che poi non si è verificata, ma comunque diciamo chi mantiene la parola data credo che dia un valore aggiunto di qualità politica, di sostanza a questa nostra partecipazione. Concludendo per il carcere, sul carcere di Prato, quando andavamo con Fiore credo un anno fa, però siamo nel 2013, insomma nel 2011 facevamo anche una conferenza stampa, fummo trattenuti tre quarti d'ora in una sala per una specie di assemblea spontanea che sorse perché tutti, più che lamentarsi chiaramente delle condizioni carcerarie pessime, perché purtroppo carcere ha un tasso di sovrappopolazione quasi del doppio del tollerabile, ti attaccavano un bottone sul loro problema davanti alla giustizia, e quindi siamo punte a capo. Dovunque si vada, anche se la legge non consente al parlamentare di parlare del caso specifico, nessuno ti dice la doccia c'è l'acqua fredda, o meglio te lo dicono come a posto del buongiorno, e siamo in tre e siamo 20 ore rinchiusi qui dentro in piedi, ma ti raccontano le proprie vicissitudini, che sono delle storie agghiaccianti e raccapriccianti, oltre che contrarie alla nostra Costituzione. Se ci sono altre questioni da aggiungere o domande da fare, siamo più che disponibili naturalmente. Io avrei una domanda. Presentati per... Sono Carlo Andrea Poli, tutto il resto. L'amnistia molto spesso, come tutti i condoni insomma, che vengono
presentati sono spesso legati a riforme, non vorrei citare la parola epocale, però quasi. Ho sentito appunto che nel programma c'è una proposta di separazione delle carriere, quindi di intervenire un po' sulla procedura penale, insomma, completare quel percorso di passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio iniziato con la riforma dell'89. Mi chiedo, l'amnistia deve essere legata anche a una riforma complessiva del codice penale per cui molti reati devono essere depenalizzati, eccetera, oppure una battaglia diciamo secondaria da questo punto di vista? Seconda domanda, un pochino più provocatoria, dal momento che la Corte europea per i diritti dell'uomo ci condanna sempre per la giustizia penale, che è mai venuto in mente di chiedere al governo di vale a recedere dalla CEDU, visto che siamo sempre condannati e ce ne sbattiamo sempre dei principi di quella carta. Mi sfugge il ragionamento della seconda domanda, perché avendo noi una condizione in cui non si rispetta la nostra di legge, se ci si toglie anche la possibilità di avere una sorta di mega appello sovranazionale, vorrebbe dire tagliarsi chiaramente gli attributi fondamentali per poter continuare a vivere. Devo dire che noi in Commissione Diritti Umani, di cui io sono stato segretario per 5 anni, audimmo il sottosegretario Mantovano, che a seguito delle mie insistenze relative al perché l'Italia non solo fa tutto quello che fa e qualche ultimo paese, ma non prende mai in considerazione una raccomandazione, una nei tempi previsti, adesso con l'ultima sentenza pilota ci è stato detto in un anno vi dovete adeguare, e disse bisognerà andare a Strasburgo e parlarci con questi giudici, probabilmente perché lui, in quanto magistrato tra l'altro, in questa azione un po' più autoritaria, ritiene che si possa invadere il campo della giustizia. Allora no, sicuramente, tra l'altro Emma Bonino e tutti noi è stata al capo di una battaglia che ha scongiurato una ipotesi di riforma voluta dai britannici che voleva limitare la competenza della Corte, no, dei diritti dell'uomo, perché lo dico, si dice diritti umani, perché c'è anche la donna, e noi il rischio di ste donne se a momenti non si poteva presentare la lista nel Lazio, voglio dire, perché insomma, diciamo, si chiamano diritti umani, i francesi sono rimasti un po' a 700, gli inglesi invece li chiamano umani. Quindi quella rimane. L'altra questione è che i radicali credo rimangano almeno nella memoria collettiva, mi sono concesso che una cosa del genere possa esistere, quelli della legalizzazione di qualsiasi scelta individuale, che si tratti dell'ingestione di una sostanza tossica o non tossica, di interrompere una gravidanza, di vendere il proprio corpo, di porre fine a un'esistenza indegna, siamo quelli che vogliono legalizzare i comportamenti umani. Chiaramente fino a quando, il principio del Nebleber, non si va a infrangere nella, diciamo così, complessità psicofisica di qualcuno. Tanto i governi di centrodestra, dove noi non c'eravamo, quanto i governi di centrosinistra, dove noi non c'eravamo, prima con Nordio e poi con Pisapia, sono arrivati a una conclusione unica di commissione indipendente di ritornare a quello che in filosofia si chiama diritto penale minimo. Quindi se uno ha 35.000 reati, ne togli il 90%, ce n'hai ancora tanti, ma arrivi al diritto penale minimo. E quindi affidi le dinamiche interpersonali ad altro che non sia il reato o il violare la legge e quindi doverne subire le conseguenze. Ecco, noi questo è un approccio che da radicali liberali da sempre abbiamo. Però, ripeto, se non si parte dalla radice del problema, tutto il resto è una dentellata. La ministra Severino, che credo si sia candidata al premio Faccia di Bronzo 2011, 12 e 13, perché continua a parlare, ha invece ritenuto di dover creare delle false aspettative, prima con il suo decreto salva svuota carcere, e poi ancora con questa farsa delle pene alternative che al Senato, col concorso partecipe di tutti i gruppi, tranne il nostro che non era presente all'ufficio di presidenza, non ha preso in considerazione un disegno di legge
ampiamente annacquato sulle pene alternative cosiddette, che avrebbe sì e no avuto un impatto positivo per un migliaio di persone, 66.000. Ecco. Lei riteneva che a lavorare i detenuti, e non si è fatto lavorare nessuno, salvo poi capire che sono stati trovati 19 milioni per finanziare la cosiddetta legge Smuraglia, non far tenere le madri coi figli in carcere, salvo poi non far chiudere nessun tipo di contratto con le associazioni territoriali che si erano messe a disposizione. A Firenze esiste qualcosa di proprietà della Madonnina del Grappa che dovrebbe diventare un centro a custodia attenuata per detenuti madri. Mezzo miliardo, non si sa quanti soldi siano stati stanziati dalla regione, dalla provincia e dal comune, e tutto l'ha bloccato. Siamo andati a visitarlo, neanche la provveditora delle carceri sapeva dove fosse sito questo luogo, e nessuno ti dà un'informazione su quel che è stato detto, che per evitare le porte girevoli i detenuti devono essere portati nelle caserme dai vigili, eh? Non è diminuito di più di qualche centinaio l'entrata in carcere. È stato detto che chi arriva a 18 mesi dalla fine della sentenza li può spostare a casa. Sono andati a casa 3.000 persone su 66.000, su diciamo 17.000 che lo potevano fare. Allora, tutte queste piccole cosette che potrebbero avere, diciamo dal punto di vista teorico, una revisione delle procedure o del diritto penale, non servono assolutamente a nulla in un contesto in cui non si rispetta la legge e in un contesto in cui c'è un arretrato tale per cui, diciamo, non si possono. Tra l'altro, l'Italia, se noi guardiamo i numeri scarni, ha il più basso tasso di depopolazione detenuta rispetto al numero degli italiani. Noi abbiamo 60 milioni di persone, 66.000 detenuti. È il più basso rapporto in tutto il mondo ricco occidentale. Se poi andassimo a vedere il tasso di criminalità in Italia, ci si renderebbe conto che è il più basso all'interno dell'Unione Europea, se non altro. Cioè gli omicidi si contano sulle dita di una mano nelle grandi città. Roma l'anno scorso sembrava fosse al centro di un genocidio, un eccidio pressoché quotidiano, i numeri ci hanno detto che invece era il più basso degli ultimi anni, e lontano, dico, tre volte dal picco del 1992, cioè 20 anni prima. È chiaro poi che i giornali e le televisioni invece, quando muore la ragazza che prima era scomparsa, quando viene fatto un assalto da parte di non italiani, per 3 giorni c'è solo quella notizia, e quindi il 30-40% del tempo viene dedicato a delle cose marginali, cioè la percezione di un qualcosa alla fine forma l'opinione e si campagna elettorale forma il consenso per poi andare a scegliere. Però quindi noi sicuramente il diritto penale super minimo, ma all'interno di un qualcosa che se non è autocale è sicuramente a 360 gradi. Tra le altre cose, gli altri principi, le altre principi, certo. Non lo puoi prevedere, la rapina non lo puoi, ma l'omicidio è uno dei quei reati che non è possibile fronteggiare preventivamente. Signori, bene, direi di fare gli auguri a Marco.